Si chiama Active Denial System, ma viene chiamato il raggio del dolore. È stato presentato alla stampa il 24 gennaio 2007 dal Dipartimento Interforze per le armi non letali del Pentagono. È un'arma a microonde che tra i suoi diversi usi ha anche quello del controllo della folla. Vediamo un filmato di presentazione di questa arma non letale realizzato dal Pentagono. Le nostre truppe in tutto il mondo sono impegnate in conflitti, operazioni di peacekeeping, missioni umanitarie e di combattimento. Non ci sono più dei confini chiari che definiscano i campi di battaglia e le zone di combattimento. Nelle aree operative agisce un insieme complesso costituito da personale militare, da insorti e da non combattenti. Per questa ragione i nostri uomini e le nostre donne in uniforme vogliono e hanno bisogno di una vasta gamma di elementi deterrenti, sicuri ed efficaci, per poter proteggere se stessi e i non combattenti innocenti durante le operazioni militari. In risposta a questa necessità, l'Active Denial System, l'esempio della tecnologia più avanzata, costituisce il primo tipo di arma ad energia diretta che non è letale contro le persone. È stato creato per conciliare le nuove scoperte con i bisogni di coloro che combattono e accelerare il processo di sviluppo, di verifica e di applicazione sul campo di queste tecnologie. L'Active Denial System usa un raggio diretto millimetrico di onde di energia che penetra per circa 0,03 cm nella pelle dell'avversario. L'energia è innocua. L'effetto di calore superficiale è quasi istantaneo e l'avversario inizia a fuggire istintivamente. ADS è la scelta ideale per proteggere i membri dell'esercito americano e le loro attrezzature nelle più differenti operazioni, soprattutto quando l'uso della forza letale potrebbe essere controproducente. ADS fa uso di tecnologia all'avanguardia, con l'obiettivo di salvare vite umane, proteggere persone innocenti e limitare gli effetti collaterali, respingendo in modo efficace l'avversario. Il raggio diretto, controllato e non letale dell'ADS dà a questo dispositivo un'enorme capacità per essere utilizzato nelle situazioni nelle quali gli insorti si nascondono dietro quelli che non sono combattenti. ADS darà alle nostre truppe una maggiore stabilità nel determinare le intenzioni di un individuo prima che esso raggiunga una distanza pericolosa. Questa tecnologia è stata sviluppata dall'Air Force Research Laboratory sotto gli auspici del vice sottosegretario della difesa per gli Advanced System and Concepts e il direttivo per le armi non letali del Dipartimento della Difesa. ADS darà ai nostri uomini e alle nostre donne sui campi di battaglia una nuova capacità del tutto straordinaria. Per la prima volta disporranno di un sistema non letale, con una portata maggiore delle armi più piccole e convenzionali, assicurando loro la flessibilità necessaria per i complessi campi di battaglia di oggi. ADS ridurrà al minimo il numero delle vittime, offrendo alle nostre truppe un'opzione non letale tra le grida e gli spari. ADS e Directed Energy sono il futuro delle armi non letali e rappresentano un nuovo strumento che le nostre truppe vogliono e di cui hanno bisogno per portare a buon fine le missioni di oggi. Sembrerebbe l'arma ideale, il cui dispiegamento sul campo potrebbe essere già possibile dal 2010, ma da alcuni ricercatori inglesi quest'arma viene descritta in modo diverso. Il concetto è che possiamo avere un'arma in grado di tenere lontana la gente inducendo dolore. L'arma può sparare diversi colpi in base alla riserva di energia, ma può anche dissuadere qualcuno dall'entrare in un'area controllata. È un'arma che induce autodisciplina, nel senso che chi ne viene colpito si allontana dalla zona controllata. Credo sia molto probabile che queste armi vengano usate sul campo reale. Il pericolo psicologico è che la gente non prenda più parte alle manifestazioni di massa contro una determinata azione o contro i rappresentanti eletti per la paura di farsi del male, di subire questo male con un'arma che non lascia segni. Ad esempio, se si rimane accecati da quest'arma, è difficile provare che a causare la cecità è stata proprio lei. Se queste armi verranno utilizzate nelle nostre città, le nostre società saranno meno libere di oggi.
Credo di sì, credo che ce ne sarebbe l'intenzione, probabilmente succederà. Se la gente troverà un modo per tutelarsi, non è chiaro, ma certamente al momento la capacità di scendere semplicemente in strada e manifestare è un'occasione che molti sfruttano. E queste persone forse non sono tutte preparate ad essere coinvolte in rischiose operazioni politiche. E mi sembra che questa nuova arma ridurrà la possibilità di manifestare. La tentazione con un'arma di questo tipo è di impiegarla come mezzo per creare un effetto paralizzante. In altre parole, i manifestanti che partecipano a una dimostrazione per godere delle libertà democratiche civili sanno che potrebbero rimanere in qualche modo feriti. È facile immaginare che in un prossimo futuro si penserà che non valga la pena di rischiare per una protesta. Il vero rischio è questo. Ma vediamo dai video messi cortesemente a disposizione dal Dipartimento della Difesa americano come reagisce chi viene colpito dal raggio dell'ADS. Come si è sentito? Come se la mia giacca si sciogliesse. Sentivo il calore dappertutto. Era molto, molto caldo. E a quel punto sai solo una cosa, che non vuoi restare in quel posto. Sai che devi andartene. Non lo voglio chiamare dolore o altre cose. Sai che è caldo. Pensa che sia efficace? È molto efficace, davvero molto efficace. Quello che mi ha colpito del video è che il giornalista era preparato. Voleva far finta di essere John Wayne e di sopportare il dolore. Lui ha riso e lo ha fatto sembrare una cosa leggera, ma questo non significa che sia questo il modo in cui reagiscono le persone che sono spaventate, che sono prese di sorpresa e che si sentono minacciate o attaccate. I ricercatori inglesi esprimono preoccupazioni per gli effetti che questa arma potrebbe avere sui diritti umani, ma anche sul corpo umano, sui neurotrasmettitori, sugli occhi, sulla psiche. Pretendono che le radiazioni penetrino soltanto per una frazione di millimetro nella pelle umana e quindi che i neuroni sensoriali dentro la pelle, che ricordiamo hanno terminazioni piuttosto vicine al bordo, siano attivati e questo può causare una sensazione di dolore. Ma naturalmente colpire le pupille o i testicoli può causare danni e può essere pericoloso e per quanto ne so io non ci sono prove sulla pericolosità o meno di quest'arma in caso di uso prolungato. Sulle persone in termini di effetti sulla vista o persino di effetti sul DNA attraverso la pelle e non si sa se quest'arma possa causare il cancro o possa provocare l'insorgere di modificazioni genetiche. Le armi a radiofrequenza causano un aumento di rilascio dei neurotrasmettitori. Cosa significa? Non sappiamo molto dei neurotrasmettitori. Sono molti di più di quanto pensassimo all'inizio. Questi sono coinvolti a livelli multipli e complessi. Ed ecco perché dare una medicina per cercare di correggere un problema può crearne degli altri ad un altro livello. Sicuramente i neurotrasmettitori coinvolti dalla sensazione di dolore sono presenti in molti processi, processi essenziali come il cambiamento e gli sbalzi di umore, e non possiamo dire quali sono gli effetti a breve e a lungo termine dell'alterazione dell'equilibrio dei neurotrasmettitori. Alcuni studi sulle cellule indicano che i neurotrasmettitori, che sono piccoli elementi chimici presenti agli estremi delle cellule nervose, sono rilasciati in risposta a questo tipo di irraggiamento. Quindi, quando questo accade nella pelle, si avrà il rilascio di peptidi, che causerà un arrossamento, come se i vasi sanguigni sotto la pelle si dilatassero. Si avrà anche il rilascio delle proteine che regolano il sistema immunitario. Questi effetti si limitano al sistema nervoso periferico o coinvolgono anche il sistema nervoso centrale? Ciò che dicono è che le radiazioni penetrano soltanto la pelle, quindi non dovrebbe superare il livello per colpire il sistema centrale, ma naturalmente i neuroni che vengono attivati sono in realtà collegati direttamente al sistema nervoso centrale, quindi si avranno effetti sul sistema centrale. Ed è possibile che esposizioni prolungate a quest'arma, che l'uso ripetuto di quest'arma provocherebbe, causi cambiamenti a lungo termine sul midollo spinale, nel
nel tracciato del dolore e anche nel sistema nervoso centrale. Anche questo è un altro campo che non è stato investigato affatto dal Pentagono, mentre penso che sia indispensabile indagare ulteriormente prima di poter dichiarare che quest'arma è sicura. Sulla sicurezza delle armi non letali nei tempi lunghi ci sono già state brutte esperienze, come quella del gas CR, utilizzato il 16 ottobre del 1974 nella prigione nordirlandese di Meath. Quite a high percentage of those present on that day. Un'alta percentuale delle persone presenti quel giorno in seguito sono morte di cancro, una particolare forma di cancro, una leucemia agli occhi. Si ritiene che le conseguenze biomediche possano avere un lungo periodo di gestazione, compreso tra i 20 e i 30 anni. La sfida che lancerei alle aziende che sostengono che l'Active Denial System è un'arma innocua è: siete disposti a sostenere le vostre parole con il denaro? Sareste disposti a fornire una super garanzia legale in cui accettate di pagare un notevole risarcimento qualora negli anni emergono conseguenze biomediche negative? Mettereste da parte una somma di denaro per garantire la sicurezza di una futura biotecnologia mirata? Se la risposta è no, credo che dovremmo essere molto scettici in merito all'ipotesi che queste armi siano sicure in qualunque circostanza. Il fratello minore dell'Active Denial System è il Taser, uno strumento che lancia scosse di 50.000 volte per 5 secondi a contatto o attraverso un filo lungo alcuni metri. Anche questo è considerato uno strumento non letale, utilizzabile solo come estrema risorsa, ma ha già provocato diversi morti, anche sempre attribuite a cause secondarie. In rete sono disponibili diversi video che mostrano, al di là delle buone intenzioni, cosa può succedere con le armi non letali, come quello che è successo a questo studente universitario colpito dal taser perché si era rifiutato di mostrare il tesserino universitario. Immagini di trovarsi ad una manifestazione e di non vedere intorno alcuna minaccia, ma all'improvviso avverte un dolore acuto. Come reagirebbe? Mi spaventerebbe l'idea di sentire dolore senza sapere cosa l'ho provocato. La nostra reazione al dolore è cercare di elaborarlo. E spesso ci riusciamo, a volte sappiamo anche cosa fare se non va via. Se non sappiamo invece da cosa è causato, spesso ci spaventiamo, ci chiediamo cosa c'è che non va, se il dolore continuerà, e naturalmente non ne conosciamo gli effetti a lungo termine. La mia preoccupazione è duplice. In primo luogo, mi chiedo se un sistema estremamente sofisticato come ADS possa essere autonomo, ovvero se possa essere programmato per rispondere all'ingresso di un individuo riconosciuto e tenuto sotto controllo. E poi c'è il problema dell'addestramento dei soldati. Se un operatore decide di colpire un bersaglio diverso da quello indicatogli nell'addestramento, non esistono garanzie di un controllo delle sue attività. Così, se qualcuno vuole violare i diritti umani, ha a disposizione un'arma con cui può ripetutamente colpire un individuo nello scompiglio creato da una situazione di conflitto. Potremmo trovarci in assenza di una vera certezza democratica. È possibile che l'uso di un'arma a basso voltaggio utilizzata solo dalle persone autorizzate possa essere utile in qualche modo. Tuttavia, consegnare quest'arma alle forze di polizia e a tutte le altre forze e permetterne l'uso indiscriminato mi sembra una negligenza da parte di chi la produce e da parte dell'esercito americano. Quello che è preoccupante riguardo a questo sviluppo è che quando queste informazioni vennero alla luce per la prima volta in occasione della conferenza sulle armi non letali, qualche anno fa a Dettingen, gli scienziati dei laboratori militari russi presenti alla riunione erano in possesso delle stesse immagini.
sembrò evidente che le ricerche fossero state condotte in Russia. Questo fa nascere anche considerazioni di carattere etico. Attualmente le ricerche sulle armi comprendono anche una ricerca non sugli animali, ma sull'uomo, che non è sottoposta al vaglio di una commissione etica occidentale. Esattamente come sta succedendo per i sequestri illegali. La ricerca è stata appaltata a paesi che non prevedono le stesse rigide norme etiche per lo svolgimento delle ricerche militari sull'uomo. Cosa succederebbe se queste armi finissero nelle mani di privati? Credo che le conseguenze sarebbero ancora più disastrose. Non so, ad esempio, dei criminali potrebbero usarla durante le rapine per torturare i cassieri delle banche. Quando un prodotto viene immesso sul libero mercato, le conseguenze non sono prevedibili. Naturalmente l'esercito americano confida nelle imprese commerciali che così spesso nascono dai loro sistemi di armi. Da un punto di vista legale, possono finire sul mercato questo tipo di armi? Ci sono molte fiere sugli strumenti per la sicurezza in giro nel mondo in cui queste armi e queste tecnologie sono in vendita. Certamente negli Stati Uniti c'è un certo permissivismo sull'acquisto pubblico del taser e delle armi ad elettroshock. Fino a un certo grado di potenza, se si hanno i soldi, si possono comprare alcune armi non letali di più basso livello come i gas stordenti o urticanti. Nel Regno Unito l'acquisto è limitato ai militari o alla polizia, ma altrove, agli acquirenti che seguono le fiere delle compagnie, sarà proposto di comprare queste tecnologie. Voglio dire, il problema centrale è che molte di queste tecnologie saranno richieste da stati con regimi autoritari e c'è un grande giro d'affari su quello che Amnesty e altre organizzazioni hanno chiamato la tecnologia per il controllo politico e la repressione. Sarebbe molto preoccupante. Sappiamo che il taser è in mani private e che è stato usato più volte sulle persone, spesso pazienti psichiatrici, e molti di loro sono morti a causa dell'uso ripetuto di quest'arma. Non ci sono abbastanza regolamenti, ci sono pochi controlli e spesso nessuno si assume la responsabilità dell'uso improprio di un'arma. Una versione commerciale dell'Active Denial System è già disponibile sul mercato. Si chiama Guardiano Silenzioso. Questa è un'area con forti interessi commerciali e per i programmi più piccoli le compagnie producono ciò che chiamano una diversa variante commerciale. Per la seconda e terza generazione di tecnologie, come i programmi di armi a energia diretta, sono tali gli obblighi che ci sono governi che sollecitano attivamente le compagnie perché offrano garanzie per lo sviluppo di queste armi. Questo è vero in particolare negli Stati Uniti, dove il Dipartimento della Difesa, il Direttorato per il Programma Congiunto sulle Armi Non Letali e l'Istituto Nazionale di Giustizia finanzieranno le compagnie per la ricerca sulle nuove tecnologie. In un contesto in cui i militari americani cercano di estorcere delle informazioni, ci deve essere la forte tentazione di usare un'arma che non lascia tracce di maltrattamento nel tentativo di ottenere delle notizie. Alcuni impiegati del Pentagono, non impiegati diretti, sono stati coinvolti nella tortura dei sospetti. Temo che inevitabilmente quest'arma verrà usata per torturare le persone, stando al contesto delle attuali operazioni militari quotidiane, e non ci sarà modo di provarne l'uso. Che molte delle armi usate come mezzo di tortura sarebbero destinate al controllo delle persone e delle folle. Il taser è stato sicuramente utilizzato per torturare delle persone. Pensi a quanto scalda il caffè o il pesce prima di pranzo nel forno a microonde. Non ci sono segni di bruciature sulla parte esterna di un pezzo di carne che viene scaldato in quel tipo di forno. Allo stesso modo, queste persone avranno sofferto dolori atroci senza segni evidenti sui tessuti. Questo perché danneggiare i nervi sensoriali, che sono sensibili esclusivamente allo stimolo del calore, significherebbe mandare un forte segnale di dolore al sistema nervoso centrale. Quindi queste persone potrebbero sentire una lancinante agonia senza segni di danneggiamento dei tessuti. Il sospetto in questa fase, confermato dal Pentagono, è che il primo utilizzo per la forma statica di questa tecnologia, il guardiano silenzioso, sarà nelle installazioni per l'energia nucleare. Sembra un campo in cui è molto difficile controbattere, visto che le forze di sicurezza in quegli stabilimenti sono già autorizzate a usare armi letali.
Quindi, in termini di pubbliche relazioni, sarà molto facile giustificare l'impiego di questa tecnologia in quel contesto. Una volta che la tecnologia sia stata acquistata e vi si trovi una funzionalità, quello che possiamo prevedere per il futuro sono torri di controllo con il guardiano silenzioso lungo i confini. Forse con qualche algoritmo apposito che identifichi le persone che si avvicinano e che le colpisca automaticamente. E questo costituisce un grosso allarme in un tempo di futuri cambiamenti climatici, in cui potremmo avere diverse centinaia di milioni di persone che si spostano. Potremmo scoprire che le tecnologie militari per l'induzione del dolore diventano la soluzione tecnica per i cambiamenti climatici. Invece di risolvere le cause, finiremmo per provare a gestire le conseguenze umane. Questa tecnologia del dolore trova la propria strada nelle installazioni lungo i confini.